Secondo me ce n'è ancora una. Vogliamo provare, busso? Ma Vado? forse ora si può anche aprire anche senza Tu bussare. dici? Ma Ma sì. dai, vediamo. Via, allora vado, come dici te, insieme. Uno, Uno, due, due e tre. tre. Sacchiti. Oh, guarda, C'è un'altra borsa. guarda, Eccola qua. un'altra borsa, cari. C'è Sì, un forse po' la di può stare. rumore. Ma. Sì. Buongiorno bambini, io vi racconto la mia storia. Sono la mamma di un bambino, un po' monello, devo dire la verità, un po' disubbidiente. Si vede perché c'hai tutti i capelli Esatto, spettinati. sono sempre molto, molto, molto nervosetta. Perché, ve lo spiego, il mio bambino, tutte le volte che gli chiedo qualche cosa, sapete come mi risponde? No! Sempre no. E infatti sono un po' imbronciata. Sì, deve essere Allora, guardate, dura, con un bambino così. ve lo chiamo. Petuzzo, Petuzzino. No. Ecco, che vi avevo detto. Nemmeno mi risponde, mi dice subito di no. No, no, e poi ancora Oh, no. Petuzzino. Senti, Petuzzo, io avrei bisogno di un piacere da te. Come? Dai, prima ti chiedo il piacere, poi mi rispondi, eh? Senti, Petuccio, vorresti mica andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluzzo per il babbo che ha male alla pancia? Non ci penso nemmeno. No, 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 che non ci voglio andare. Come non ci vuoi Non ci voglio andare? andare. No. Ah, non ci vuoi andare? Bene, bene, bene. Ora vedi, io chiamo, chiamo, chiamo. Il bastone, bastone, bastone mio. Eccomi, chi è che mi chiama? Bastone, sono la mamma di Petuccio. Sì, mi dica signora mamma di Petuzzo. Senta, bastone, vorrebbe mica dare una picchiatina a Petuccio che non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluzzo per il babbo che ha male alla pancia? Senta, signora mamma di Petuzzo, Sì. per l'appunto oggi ho promesso che accompagnavo un nonno che c'ha bisogno di un bastone perché è un camminato. Sono impegnato. Come Sono impegnato? impegnato e le devo dire di no. Anche lei mi dice di no. Che brutta storia è questa. Allora io chiamerò il fuoco. Fuoco. Vado più lontano. Signor Fuoco, buongiorno. Eccomi. Senta, signor Fuoco, vorrebbe mica bruciare il bastone che non vuole picchiare Petuzzo, che non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluzzo per il babbo che ha male alla pancia? Signora mamma di Petuzzo, Sì, ma l'ha visto che ore sono? è circa mezzogiorno. È l'ora di pranzo. E io devo fare bollire l'acqua. Per E quindi? fare la pasta. Quindi le dico di no, se no la pasta asciutta chi la cuoce? Anche il fuoco stamane è capriccioso. Non mi rimane che chiamare l'acqua. Acqua, signora, acqua. Acqua, venga fuori, per favore. Un po' spettinata l'acqua. Oh, mi sta schizzando. Splish. Vada più in là, per favore. Signora acqua, avrei un piacere da chiederle. Ah, sentiamo. Vorrebbe mica spengere il fuoco che non vuole bruciare il bastone che non vuole picchiare Petuzzo che non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluzzo per il babbo che ha male alla pancia. Ma io a quest'ora sono sul fuoco a bollire. Perché dopo buttano dentro di me la pasta? Senta, mi guardi in faccia quando mi È un parla. problema perché sono un po' spettinata. Mi Va guardi in bene. faccia. Ah, mi farò una codina. Quindi anche lei è impegnata. Certo, le devo dire di no. Allora, ricapitoliamo. Petuzzo non vuole andare nell'ortuzzo. Il bastone non vuole picchiare Petuzzo. Il fuoco non vuole bruciare il bastone. L'acqua non vuole spengere il fuoco. Chiamo il Bove. Bove, signor Bove. Mo.
Oh, signor Bove, avrei un piacere da chiederle. Mi potrebbe mica bere l'acqua che non vuol spengere il fuoco, che non vuol bruciare il bastone, che non vuol picchiare Peduccio, che non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluccio per il babbo che ha male alla pancia? No. No. E No. perché no? Perché ho mangiato l'erbetta fresca E e non allora? c'ho sete per nulla. No. Anche lei mi dice di no. No. Chi chiamo ora? Ah! Chiamo la Fune! Fune, signora Fune! Eccomi! Buongiorno, signora Fune! Ah, che bei nodi che ha! Sì. Senta, signora Fune, avrei bisogno di un piacere. Potrebbe mica legarmi il bove che non vuol bere l'acqua, che non vuol spengere il fuoco, che non vuol bruciare il bastone, che non vuol picchiare Petuccio, che non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluccio per suo babbo che ha male alla pancia? Oh, guardi, non so come dirglielo. Cosa c'è? Perché? Proprio oggi c'ho l'appuntamento dal parrucchiere. Non mi dica che va a farsi sciogliere i Proprio. nodi proprio Vado oggi. proprio, lo vede che nodi che c'ho? È Mannaggia! 20 giorni che l'avevo preso, sicché proprio. Va bene, allora io mi arrangio diversamente. Vedrà chi chiamo. Topo, Topino Topastro. Eccomi, chi è che mi ha Ah, chiamato? che bel topolino Sì, con sono un dei topino con i denti dentoni. molto Sì, sì, affilati. sì, Signor sì, Topo, io avrei bisogno sì, sì. di Una un signora che piacere. ha bisogno di un topo. Avrei bisogno che lei mi rosicchiasse la fune, che non mi vuol legare il bove, che non vuol bere l'acqua, non vuol spengere il fuoco, non vuol bruciare il bastone, non vuol picchiare Petruzzo, non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluccio per il babbo che ha male alla pancia. Senti, io ho bisogno che te lo dica, Sì. signora. Io 10 minuti fa, mentre lei era impegnata a discutere con il suo figliolo, Sì. gli ho fregato il parmigiano. Oh, E a me. me ha fregato il A lei, parmigiano. sì, me lo sono E me lo portato. dice così. Eh sì, me lo sono portato nella tana e siamo sinceri, ditemelo anche voi. È meglio la fune che la usa di nulla? Ho un bel pezzetto di parmigiano. Io, Quindi? signora, le dico di no e vuole mangiarmi il mio parmigiano, cioè che era suo, ma ora è mio. Ladro. Bambine, ora chi chiamo io? Io chiamo il gatto. Gatto, gattino, gattino, gattuccio, vieni un po' qua. Sono la mamma di Petuzio. Oh, mi fa anche le fusa. Che bel gatto morbidoso. Ah, gattino, gattuccio, con questo bel nasino. Senta, io avrei bisogno di un favore. Un favore, sentiamo un po'. Di là c'è un bel topo cicciottello da Un topo smangiucchiare. cicciottello, un Sì, topo sì, cicciottello. sì. Io vado pazzo per i topi cicciottelli. Sì, va E bene, allora, che devo fare? Lo bene. devo mangiare? Sì, mi potrebbe mica mangiare questo topo che non vuol rodere la fune, che non vuol legare il bove, che non vuol bere l'acqua, che non vuol spengere il fuoco, che non vuol bruciare il bastone, che non vuol picchiare Petuccio, che non vuole andare nell'ortuzzo a cogliere il cavoluccio per il babbo che ha male alla pancia. Che mi dice? Sì, disse il gatto, sì, che me lo mangio questo bel topo, disse Disse il il gatto, gatto, mangio, 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 disse il topo, rodo, 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 disse la fune, lego, 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 disse il bove, bevo, 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 disse l'acqua, spengo, spengo, spengo. spengo, disse il fuoco, brucio, 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 brucio. e disse il bastone, Edo, edo. Edo. E sapete come disse Petuzzo? Mammina cara, vado subito di corsa nell'ortuzzo a prendere il cavoluzzo per pacche a Male alla maialla. pancia. E guardate com'è sorridente. Perché obbedire è una bella cosa e ci E rende fa tutti venire la il bocca lì in su. sorriso. Bravo Petuzzino, evviva!